simbolo del Natale cristiano allestito nel sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo. Un luminoso e particolare presepe campeggia da giorni ai piedi della piccola parrocchia. La Natività è raffigurata in una sorta di giardino, ai piedi di un albero di Natale e di un olivo. Abbiamo incontrato i creatori dell'installazione, i membri della congregazione del Santissimo Sacramento di San Michele Arcangelo. Come è nata l'idea di questo presepe? L'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e San Michele Arcangelo ogni anno realizza un'installazione qui all'esterno degli spazi della Chiesa di San Michele, dove è nostra consuetudine mettere un'idea, un'ispirazione, un simbolo del Natale. Quest'anno ci siamo un po' sbizzarriti a creare quelli che sono i simboli più belli del Natale e della cristianità principalmente: l'acqua, l'ulivo, la capanna e l'albero. Il messaggio è quello di buon augurio in un momento molto triste della nostra vita e della nostra società. Cerchiamo di dare un'ispirazione di allegria, di gioia, e che poi la venuta del bambino e del Signore sia di buon auspicio per un futuro migliore. Abbiamo cercato di fare una cosa bella per la città, soprattutto per la gente che pian piano sta arrivando in maniera molto tranquilla. Stiamo cercando di evitare anche gli assembramenti. Molti bambini stanno venendo a vedere l'installazione, abbiamo un sacco di fotografie. Veramente siamo contenti, ma soprattutto siamo contenti perché la gente è contenta di quello che sta trovando, e cercheremo di essere sempre più presenti e di impegnarci sempre di più in questo nostro cammino e in questo nostro impegno. Noi, a nome della congrega, vogliamo fare un augurio alla popolazione di Torre del Greco, sperando che questo triste momento passi presto per noi e per tutti quanti, sempre riferendoci al simbolo della famiglia che è il Natale, con Giuseppe, Maria e il bambinello, che danno un senso di unione, di amore e di pace. Auguri a tutti. Thank you.